Missione compiuta in casa Giarre. I gialloblu di coach Ignazio D'Angelo conquistano contro la Basket School Messina la terza vittoria consecutiva, decima stagionale, che dà alla squadra etnea la certezza della permanenza in Serie C Silver, con la possibilità di disputare anche i playoff. In una partita tiratissima, vero e proprio scontro diretto da dentro o fuori, i peloritani partono col piede giusto, con Giarre che però rimane sempre in scia. Nel terzo quarto i gialloblu, sospinti da un pubblico caldissimo e da un Alberto Marzo decisivo, sorpassano Messina raggiungendo il vantaggio massimo di più 6. L'ultimo quarto è un testa a testa emozionante che alla fine premia Giarre di 3 lunghezze. A fine partita il presidente Spada, Gianfranco Ceurella e Claudio Casiraghi esprimono la loro soddisfazione per il grande traguardo raggiunto. Presidente Spada, allora questi ultimi concitati minuti che emozioni le hanno dato? Ma le grandi emozioni delle battaglie necessarie per conquistare i traguardi. Noi ci siamo abituati, la nostra è una squadra che lotta fino all'ultimo secondo e anche quando ha dato delusioni al pubblico di casa, il pubblico di casa sa che si può aspettare prestazioni come questa fino all'ultimo secondo, dando fino all'ultima goccia di sudore. Siamo col capitano del Basket Giarre, Ceurella. La tua fatica rappresenta bene quella che è stata una partita tiratissima fino agli ultimi secondi. È stata una partita pazzesca, siamo stati sotto all'inizio, ce l'abbiamo messa tutta per recuperare, abbiamo alzato i giri in difesa, poi terzo e quarto quarto abbiamo giocato punto a punto, gli ultimi minuti sono stati veramente pazzeschi, ce l'abbiamo messa tutta e siamo veramente stanchi però felici perché l'abbiamo spuntata veramente bene. Sì, è una partita tiratissima, l'abbiamo voluta vincere, alla fine ce l'abbiamo fatta. Fortunatamente i nostri errori difensivi e anche offensivi non hanno condizionato granché il risultato finale, però abbiamo dimostrato di avere gli attributi e di crederci fino alla fine e abbiamo portato a casa questa salvezza barra playoff, quindi siamo contenti. Un voto a questo pubblico? 10. 10, dovrebbe essere sempre così. Quindi per i playoff adesso che obiettivi potete prefissarvi? Per i playoff giochiamo con la testa sgombra, secondo me potremmo dare fastidio e giocarcela fino alla fine con chiunque ci capiterà. Ora vediamo settimana prossima come ci piazzeremo in griglia playoff e poi vediamo chi incontreremo.